In qualche maniera hanno fatto un percorso, a nostro avviso, interessante di successo, partendo, come si dice, dal basso. E abbiamo anche parlato di opportunità che oggi si aprono a chi vuole lavorare, chi vuole provare a lavorare nel mondo della musica, no? Sottolineando il fatto che a fronte di una difficoltà, ma forse no, del mercato discografico, e questo guarderemo anche questa sera, in realtà oggi siamo talmente circondati dalla musica, la musica è talmente entrata nella nostra quotidianità che le opportunità per chi vuole lavorare in questo settore probabilmente invece che diminuire stanno fortunatamente aumentando. L'incontro di oggi è un incontro di cui io sono davvero felice. L'incontro è dedicato alla gestione di una casa discografica. La casa discografica che noi abbiamo invitato è la Woodworm Records. Io spero che voi la conosciate, ma immagino che molti di voi la conoscono se siete qui. Di questa casa discografica parleremo con i due responsabili, con Marco Gallorini. Marco, buonasera, che è il direttore, i co-direttori, e Andrea Marmorini, Woodworm Records, è un'etichetta davvero tra le più interessanti del panorama italiano. Vi faccio qualche nome, ma immagino la conosciate, ma insomma, Motta, Fast Animal Slow Kids, Edda, Angela Baraldi, adesso Zen Circus e tantissimi altri. Quindi davvero un percorso molto interessante di una realtà nata in maniera indipendente, tra l'altro fuori anche dalle logiche geografiche tradizionali dell'industria discografica, ne parlavamo anche l'altra volta, OLAS, Roma, Milano. Nata indipendente che continua, e immagino ce lo diranno, ha intenzione, mi auguro, di continuare a essere indipendente anche nel corso della sua evoluzione, che è piena di novità che prima Marco e Andrea mi accennavano e sulle quali spero torneranno, hanno voglia di raccontarcele, ma è soprattutto un'etichetta che poi al suo interno racchiude molte altre cose. La volta scorsa, ricordate, parlavamo di Left Trade, che nasce come negozio di dischi, diventa casa discografica e poi fa tante altre cose, la radio, che insomma è un modello, questo del fare un'etichetta che non è soltanto un'etichetta ma tante altre cose, che è un modello oggi vincente, e loro ne sono la, secondo me, sintesi davvero perfetta. Quindi intanto vi chiedo di fargli un applauso, perché e a venirci a trovare, a dedicarci insomma una parte del loro pomeriggio. Quindi anch'io li ringrazio, non so da chi iniziare. Marco, io inizio da te. Intanto guarda, mi piacerebbe partire, se voi siete d'accordo, proprio dalle origini, cioè che tipo di background avete voi e da cosa facevate prima di fare l'esempio di scuola. Okay. Poi sono anche fonico, quindi è ridicolo che non sa accendere. No, volevo partire dal discorso che tu nominavi Rough Trade come uno degli esempi che poi sono state una delle case discografiche tuttora importanti, ma in quegli anni là, poi soprattutto su un mondo più underground che aveva un peso più importante, ne sono venute fuori alcune come Sarco piuttosto che Discord su tutto il mondo più underground. Ma un po' cioè, abbiamo questo trascorso anche noi, nel senso che all'inizio venivamo da un interesse verso dei modelli gestionali e di autogestione rispetto a quelli che possono essere degli spazi per concerti o degli spazi anche etichette dove sostanzialmente le band che ne facevano parte racchiudevano in se stessi tutto quello che gira intorno a una band, a una discografia, e quindi magari si preoccupavano loro stessi della registrazione, del merchandising, piuttosto che della distribuzione, eccetera, eccetera. Quindi noi partiamo un po' con il modello di quelle etichette che insomma ci hai raccontato te la volta scorsa. E il nostro incontro nasce poi in una situazione di questo tipo. Noi siamo conosciuti 10 anni fa, io e Marco, in un locale, in un'associazione culturale d'Arezzo che tuttora è in piedi, insomma. Quest'anno è il decennale, siamo conosciuti in quel contesto dove lui era il presidente dell'associazione, sono andato lì a fare il fonico e abbiamo tirato le somme un po' di tutto quello che era stato i 5-6 anni precedenti al nostro incontro, quindi io già avevo un'etichetta che faceva roba punk in quel modo lì, lui aveva lavorato in Arezzo Wave per tutto il discorso della comunicazione, però tu nello specifico facevi tu letteratura rispetto che
insomma, abbiamo racchiuso un po' tutte quelle che erano le esperienze pregresse e abbiamo pensato di metterle in un contenitore discografico che però vedesse nella discografia uno strumento per avere quel modello autogestionale che prendesse in considerazione tutti i punti che girano intorno al disco in sé, ovvero con l'organizzazione di un tour, l'organizzazione di un concerto, l'organizzazione di uno schema di comunicativo efficiente. Poi c'è anche da dire che negli ultimi anni le cose sono cambiate molto velocemente, quindi per quello che poteva essere 7 anni fa o 10 o 15 anni fa, anche l'aspetto comunicativo poi si è evoluto così velocemente che alcuni aspetti sono, cioè, ci siamo dovuti adeguare poi costantemente. Questa come introduzione, insomma. Sì, buonasera a tutti, grazie per Francesco che è un supereroe ai miei occhi di questa città, per tutto quello che fa veramente. Ho fatto una grafica sopra. No, sei un supereroe. È bello, ne parlavamo prima, è bello e rarissimo purtroppo avere dei momenti dove si può raccontare quello che si fa, che da una parte è gratificante e dall'altra speriamo anche che sia utile, nel senso che l'introduzione che ha fatto Pier Francesco, anche riallacciandoci all'incontro precedente, c'è un po' l'assunto, dove siamo un po' il fil rouge di questo ciclo di incontri, è sostanzialmente il come si arriva a un fine, secondo noi, nel senso che si può arrivare a un fine, alla pace, uccidendo tutti gli avversari, si può arrivare alla pace con il dialogo, no? E questo è un po' il modello che abbiamo pensato 5 anni fa, 6 anni fa, 2011, quando è nata l'idea di misurarsi nel mercato, nella filiera musicale indipendente, perché la discografia sono un pezzettino di quello che facciamo, è un po' il nostro biglietto della visita, in una maniera etica, secondo noi, poi nessuno ha la presunzione di essere, come dire, perfetto e migliore degli altri, secondo la nostra etica, secondo il nostro modello, che si riallaccia in maniera abbastanza forte a una certa tradizione americana piuttosto che europea di business nella filiera musicale. 6 anni dopo possiamo dire che questo modello ci ha permesso di sviluppare in maniera molto veloce, molto forte sul mercato rispetto a dei nostri amici, perché poi non siamo neanche competitor, siamo tutti, ci conosciamo tutti, insomma l'Italia è piccola rispetto a magari altre, proprio in maniera numerica, di poter fare tante uscite, perché il modello di produzione discografica di Woodworm e l'economia di Woodworm sostanzialmente si basa su una serie di servizi, dal management alle produzioni discografiche, Andrea che è un produttore fonico, tutta una serie di servizi logistici nei tour, alla produzione di merchandising, alla gestione amministrativa delle band, tutto quello che mi può venire in mente intorno alla musica, eccetto l'attività editoriale che stiamo per iniziare a intraprendere nei prossimi mesi. Questo modello ci ha permesso di fare una cosa alla quale noi teniamo tantissimo e speriamo di continuare a poterla mantenere per tutto il corso della nostra vita, finché avremo la fortuna di fare questo lavoro che è difficilissimo ma anche bellissimo. Ovvero essere completamente slegati dalle cosiddette major, dalle cosiddette multinazionali, questo sia nel booking che soprattutto per quanto riguarda la gestione dei master, la proprietà dei dischi. Perché nella nostra visione noi veniamo, Andrea, da un percorso punk, aveva un'etichetta punk anche abbastanza importante in Italia ai tempi, che si chiamava Sponsor Vesta. Io vengo da un percorso, tra l'altro molto legato a Bologna, ho studiato qua e mi sono formato in qualche maniera sul pensiero dei Booming, quindi anche su un approccio alle opere dell'ingegno molto libero, molto aperto, molto condiviso. La sfida era un po' portare quei valori avanti in un modello imprenditoriale efficace. Per noi era fondamentale non regalare i nostri diritti, non vendere i nostri diritti, non cedere i nostri diritti alle major. Questo per tutta una serie di motivi che non so se oggi è il giorno giusto per raccontarvi o se vogliamo fare dei cenni magari dei case history, come si diceva prima, per rendere l'idea. Ne faccio uno recentissimo, magari pochi giorni fa, una band X del nostro management che lavora da poco con noi, su nostra iniziativa ha la possibilità di entrare in una fiction Rai molto importante.
come colonna sonora, come una sincronizzazione, diciamo, una sorta di avanzata dentro a questa fiction Rai in prima serata. Quindi, insomma, una roba di bella visibilità. Sì, bella visibilità. La band non aveva mai avuto queste possibilità. Ci interessa molto perché ci interessa molto? Ci interessa molto perché è una fase questa molto particolare per la musica indipendente, poi magari ne parliamo. Sì. Ci interessa molto perché questa band inizia ad avere un percorso di visibilità, diciamo, fuori da un giro, da una cerchia strettamente indipendente, cioè i miei canali mediatici. L'editore di questa band, perché quando facciamo queste cose c'è da mettere d'accordo chi è proprietario del master e chi è proprietario delle edizioni. I due soggetti devono contrattare un prezzo per quella che si chiama sincronizzazione. Per noi è un'occasione di visibilità per la band. Per l'editore X, che è una multinazionale, è un numero da mettere in un conto che va in fondo a un mese, che va in fondo a un anno. E quindi in questo caso mi sono sentito dire: ma scusa, ma tu perché ti sei permesso di contattare questa produzione? Perché noi siamo in esclusiva con questa produzione nell'offrire colonne sonore, no? L'offrire comunque musiche. Scusate, sono il manager, tre occasioni, ma voi che siete editori, perché non avete proposto di voi, no? Questo è un esempio stupido, anche piccolo, anche facilmente risolvibile, infatti l'abbiamo risolto e faranno questa cosa. Però è un esempio significativo di come poi a cascata, in una gestione dei diritti degli artisti dentro a certi tipi di strutture, si creano dei mostri, anche al di là delle capacità e dell'impegno anche di persone molto brave che lavorano nelle merci. Abbiamo un sacco di amici nelle merci, non è che sono il demonio, voglio dire, cioè, parliamoci, dialoghiamo. Però secondo noi è un modello di produzione di opere dell'ingegno, questa è la musica, interessante, alternativo, che comunque guarda l'artista, perché quello che a noi interessa è riuscire a creare un modello di business, ma non tanto che arricchisca Andrea Marmorini e Marco Gallorini, campano serenamente, ma non abbiamo quell'ambizione lì, quanto che riescano attraverso Woodward, attraverso altre esperienze, poche, in questo siamo critici, poche che riescano, che stanno davvero in maniera indipendente sul mercato, senza dover andare a prendere soldi dalle major, banalmente acquistano un potere contrattuale. Sarebbe bello che tra 10 anni la casa di produzione della Fiction Rai venisse da un editore, ma non dobbiamo essere noi, qualcun altro, però che si diffondesse questo tipo di modello. Che quindi ancora non c'è in disegno. Secondo noi poco. Secondo noi poco, ma anche perché mancano le economie. Cioè, se non investi dentro, vuol dire, se delle economie che crei dentro a un po' il discorso dell'import-export tra l'Italia e uno stato estero, no? Cioè, alla fine c'è una bilancia, se tu non riesci a sviluppare dentro, più dentro alla tua nazione, che per noi è un mondo di società che operano in maniera indipendente dalle multinazionali, e c'è l'economia, la multinazionale se ti dà 30 sicuramente prende già qua. Sì. Se tu vali 30, tu artista vali 30, noi diamo 25, ma tu magari puoi prendere 60 se rivali, se non rivali c'è un mercato con il quale dobbiamo confrontarci. La rivoluzione, tra virgolette, che stiamo vivendo in questo periodo, nell'ultimo anno e mezzo, due anni, non lo so, dalla nostra testa, da Calcutta, dei giornalisti, ex Otago, mettiamoci anche Motta, che è nostro, Bruno Ori, Carl Brave adesso, Coetz negli ultimi mesi. Tutti i nomi indipendenti. Tutti i nomi, diciamo, di estetica, provenienza indipendente. Tutti i nomi che sono passati dai vari circoli, dai Locomotive di Bologna, piuttosto che dal Magnolia di Milano, cioè, vengono da quel giro lì. Poi, sul concetto di indipendenza, per come lo vediamo noi, da un punto di vista di gestione dei diritti, non sono tutti indipendenti, pochissimi, forse quasi nessuno. Francesco Motta lo è, Francesco Motta è adesso in Sugar con il management e con Ala Bianca Edizioni, un ambiente comunque di indipendente. Riuniti dentro il PMI, che è un'associazione di discografici indipendenti, che sta prendendo anche una bella fetta di mercato in Italia, quindi in realtà qualcosa di positivo sta già succedendo. In questo momento, che sta succedendo? Sta succedendo che da una parte il modello musicale, diciamo tradizionale, che negli ultimi anni si era focalizzato sul meccanismo talent,
Talent funzionano che Warner o Sony prendono a pacchetto tutti quelli che escono da, da quel determinato talent in quella determinata edizione, fanno dei contratti di un certo tipo e poi da lì pescano e investono. Investono tanti soldi, ma tanti tanti soldi. Quindi poi c'è anche un discorso di rapporto tra l'investimento e l'efficacia dell'investimento rispetto ai numeri che sviluppi. Motivo per cui il 28% del mercato indipendente forse vale un po' di più del 28% rispetto agli investimenti. Questo, questa quantità qua. Sta succedendo che i talent hanno fallito, perché io sfido tutti voi a ricordarvi più di 3-4 nomi che hanno avuto successo in 10 anni di X Factor e situazioni simili. I talent si sono affidati anche al mondo indipendente, perché Manuel Agnelli che entrano lì dentro, e anche un dare spazio, un'apertura a un mondo che crea mercato, crea economia e diventa cool in qualche maniera, quindi è figo avere davanti piuttosto che una interprete di una situazione diversa. I vecchi nomi stanno diventando molto vecchi, quindi stanno anche sparendo dal mercato, questo ce lo dicono le grandi organizzatori di eventi, i grandi booking che sono tutti su Milano, più o meno ci dicono tutti la stessa cosa: quel mercato lì per forza, anche per età, sta finendo. Chi entra nel mercato ora? Entra gli indipendenti. Quindi un momento quello molto positivo. Un momento molto positivo. È un momento positivo, ma è anche un momento, secondo noi, dopo un anno di riflessioni complicatissime, difficilissime, è un momento in cui dobbiamo anche attrezzarci per resistere a, a chi tenta di comprare gli artisti indipendenti. Perché succede? Certo. Ovviamente sì, adesso il mercato si sposta lì, gli spazi comunicativi si aprono lì. Pensate... Quindi gli indipendenti così hanno creato una serie di personaggi, di artisti, che stanno sostituendo quella vecchia guardia di artisti che insomma ormai non più dei grandi, e quindi l'attenzione delle multinazionali è stata lì. E adesso hanno una serie di compravendita lì di mercato, che lo scorso giorno non è stato da lì. Sta succedendo che i 2 milioni di euro per 3 dischi adesso li offrono all'artista Y, che fino a 3 anni fa era sostanzialmente un player che non esisteva nemmeno agli occhi di certi discografici. Certo, 2 milioni di euro per 3 dischi sono invitanti, o no? Possono essere invitanti, possono essere anche pericolosi. Certo, perché 2 milioni di euro ci stanno tante altre cose, esatto, scritte nei contratti. Esatto. Possono essere anche pericolose per un artista, perché non è mica vero che quando non sei pronto, per un artista, per dei management, la gestione delle economie importanti fa bene avere delle economie importanti, secondo me non è così tanto vero questa cosa qua. E poi c'è anche un'etica, un valore di quello che fai e di come ti vendi e a quanto ti vendi, tutti i temi che richiederebbero ore, certo, di sviluppo. E poi abbiamo anche un locale, quindi possiamo anche ragionare da un altro punto di vista, da quelli che comprano gli artisti. Il pericolo qual è? Il pericolo è che dei nostri colleghi cedano a delle tentazioni economiche, degli artisti indipendenti anche nella gestione, perché ci sono molti casi adesso, penso a Gali, penso a Coiz, di grande successo discografico e anche di grande successo di pubblico, particolarmente Coiz, che sono dei fighi perché hanno adottato dei meccanismi di un po' la Fugazi, no? Comunque di rottura, dove sostanzialmente non esiste più un distributore, non esiste più una casa discografica, l'ufficio stampa se lo sceglie l'artista stesso, e quindi è un po' come un segnale, come se tutte queste cose qui uno potesse fare da solo. In realtà non è così vero. Poi nella musica e nel successo a volte anche un colpo di fortuna, tanto spesa, certo, e di talento. Sì, quindi comunque, come diceva Marco, su tutto questo momento qua si richiede anche una grossa consapevolezza alle band che sono in giro, perché le tentazioni sono molte, quindi cedere può essere la cosa più semplice e immediata da fare. Infatti, comunque sia, non ci siamo confrontati mai tanto spesso come nell'ultimo periodo con le altre etichette, perché comunque si voleva capire anche loro come stessero vivendo questo momento qui, che è cruciale nell'approccio in cui gli artisti stessi vengono rappresentati e si rappresentano e si affacciano a questo mondo qua. Perché in un mercato così aggressivo, se uno perde la propria integrità, ma soprattutto identità, perché che è successo? L'anno scorso noi siamo resi conto che un po' le cose si stavano smuovendo,
detto bene, si stanno aprendo degli spazi, ci sarà modo che entrino gli artisti che piacciono a noi, che gestiamo e si appropriano dello spazio che rimane a radio, dello spazio in televisione, che può essere un bel momento di mettersi in mostra. Adesso quello che sto vedendo è che molte band in realtà non è che vanno al posto del nuovo, cioè si mettono in quegli spazi lì con gli stessi meccanismi del vecchio, per cui anche la stessa produzione musicale, che poi molto spesso poi si tende tanto a parlare di business con la comunicazione piuttosto che, mentre poi si parla di musica, si parla sempre meno spesso della musica in sé. E quindi prendendo quegli spazi lì però si rifanno a un modello vecchio di fare musica, e quindi si sente tanta musica, tanto, e c'è una perdita di identità che soltanto chi rimane integro e consapevole del momento che sta passando riesce poi dopo, secondo me, a arrivare più avanti nel tempo. Facciamo un esempio sui nostri, per parlare degli altri, ma se noi dicessimo agli Zen Circus o a Festenico, insomma i ministri, sono Francesco Monta, sono artisti che fanno 3.000 persone certo. A Milano, insomma, che iniziano ad avere dei numeri importanti. Zen ha chiuso l'ultima aprile con 68.000 paganti. Il problema qual è? Questi 68.000 paganti sono stati poco rappresentati, è stato tanto rappresentato un sold out di una determinata band in un palazzetto di Milano. Certo. Quindi questi sono i meccanismi che noi adesso dobbiamo provare non a distruggere, perché a noi piace essere costruttivi, però a prendersi anche noi con certi artisti degli spazi comunicativi, raccontare anche certe dinamiche, perché credo molto che nella comunicazione poi ci stia anche il cambiamento. Quello che diceva Andrea è giusto ovviamente secondo noi, perché se noi chiedessimo agli Zen Circus, a Motta, a Ministri, a Fast Animals, a Edda, a Paolo Benvenu, vi dico solo alcuni dei nostri che hanno dei numeri magari un pochino più importanti, di appiattirsi artisticamente secondo il suono del momento, perché le radio in questo momento da l'indie vogliono quel suono, noi staremo rovinando i nostri artisti e staremo appiattendo la vivacità, la differenza del panorama musicale italiano. Quindi questa è un'altra osservazione ulteriore. Noi siamo dei discografici che mai nella vita si sognano di andare in studio da uno di questi che ho detto di proprio studio in radio, mica suona tanto bene, ma sto ritornando metto 30 secondi prima, ma per fare Sanremo bisogna dopo 5 minuti di qualcosa, se c'è anche la parola buon amore meglio, perché però è così. Abbiamo fatto delle riunioni così, cioè questi erano i contenuti artistici, cioè quello che vi chiedevano. Abbiamo parlato l'anno scorso, proposto da Sanremo. Sapete chi è Edda? Sì, lo conoscete. Cantante di ritmo tribale, un percorso di vita difficilissimo, bellissimo. Sì. Faccio un film sulla storia di Edda. Un libro l'hanno già fatto. Un libro l'hanno fatto, sto per dire un libro, non un film. Storia difficilissima, non bisogna conoscere per forza Edda, ci mancherebbe altro. Però se fai il direttore artistico di Sanremo, magari qualcuno ti spiega chi è, ma un incontro forse sì, però sarebbe professionale. E noi in queste riunioni ci siamo sentiti dire, a fronte di un pezzo che si chiama Spaziale, che secondo noi è un pezzo meraviglioso che rimarrà nei prossimi 100 anni della musica italiana, magari ascoltato da poco, ma un pezzo meraviglioso, ci sentiamo dire sostanzialmente che appunto il ritornello deve entrare prima, che Dio com'era, se Bob Dylan non avesse fatto... Ma comunque il succo era che se ne entrava il ritornello cambiamo canale. Sì, cioè, Sanremo lo guardano delle signore di 60 anni, cioè, che cacchio è sto Edda? Andiamo sto cacchio di Edda, ma te dopo 20 secondi se non entri il ritornello cambia canale e metto su le 4. Cioè, questo ci dicono. Sì. Questa è la realtà di quello che accade in Italia nel 2016. In questo caso si vai a proporre l'artista Sanremo. Quindi, voglio dire, è in alcuni casi è una lotta, in alcuni casi anche poi ti incacchi, perché queste cose qua sono anche umilianti professionalmente rispetto al percorso che cerchi di impostare sulla qualità. E una possibile reazione a queste dinamiche è cercare di sviluppare business e anche potere contrattuale, cercando di essere il più possibile indipendenti da questo tipo di dinamiche. Quindi ci confronti con una grossa forza perché sei indipendente da loro. E come si arriva a essere completamente indipendente? Come si gestisce?
una completa indipendenza. Soprattutto servono delle risorse finanziariamente. Ecco, infatti, le risorse finanziarie. Magari è una cosa che a loro interessa particolarmente, perché come si reperiscono le risorse finanziarie, nel senso entrare nei numeri? Noi l'abbiamo fatto all'inizio con affittando furgoni, facendo lavori magari che ad altri non andava a fare, anche personalmente anche noi siamo trovati a smontare degli impianti di finale di mattina, però con un'idea, e quello era il nostro modo di finanziare noi stessi. No? Ma voi su questo ti interrompo Marco, quando siete partiti non avete deciso a voi due di creare l'Univolvo? Sì. Avete fatto subito un piano economico, cioè siete partiti dicendo ma ci servono, vogliamo fare 5 dischi in un anno, cioè no. Qual è stata la... No. Allora, volevamo fare da qui ad aprile 2 dischi, ne facciamo 9. Abbiamo quasi difficoltà nel dire no, quindi siccome abbiamo difficoltà nel dire no, adesso stiamo cercando e stiamo trovando per fortuna delle persone con molti più anni di esperienza di noi, non diciamo che anche perché ancora non è ufficiale, però due importanti professionisti imprenditori, uno di area pubblica, uno di area discografica, indipendenti, che volontà loro hanno deciso di finanziare la nostra società e quindi entreranno come soci di minoranza in Bundur, lasciando a noi il pieno controllo dello sviluppo dell'etichetta, e apriremo anche una società editoriale proprio per cercare di non avere più i problemi che vi dicevo prima con la band che deve fare la sincronizzazione. Quindi lo sviluppo comunque passa, soprattutto lo sviluppo discografico passa da una visione strategica che può essere vado a prendere dalle major delle economie, vado a prendere dal distributore delle economie, però spesso ad anticipo, quindi è l'anticipo, certo. Va bene magari se sei una band che ha uno storico di vendita su quelle 5, 6, 10, 15 mila copie, perché questo è il range di un gruppo indipendente, certo. Diciamo di successo, di buon successo, certo. Da Zen e Gardena, forse fanno qualcosa di più, però è l'anticipo. Il problema qual è? Il problema è lo scouting costa, scoprirne uno devi provare uno di successo, un Francesco Motta, ci sono 5-6 dischi belli, ma che non, lo devi che non si pagano in maniera. E questo devi mettere a budget se vuoi tenere in piedi una società. Allora, noi lo scouting l'abbiamo finanziato come e lo stiamo continuando a finanziare cercando di coprire tanti segmenti, cercando di dare una buona amministrazione alle band, quindi essere un buon management, creare delle economie favorevoli che poi possono permettere di investire di più anche nella discografia, ma i meccanismi sono questi qua, o ti finanziano o ti autofinanzi, noi su questo siamo un po' strani nel panorama discografico. Voi siete autofinanziati? Finora sì, noi non prendiamo anticipi dal distributore e stampiamo i nostri dischi, abbiamo un nostro magazzino per avere proprio un controllo totale di tutta la filiera, questa è stata una scelta abbastanza spontanea, poi siamo un po' malati sui vinili, ci piace averli, controllarli, numerarli, forse non so che è possibile farlo, però il percorso è stato totalmente autonomo. Esempio dei Fast Animals, non lo so, primo disco su quale siamo impegnati molto, produrre un disco... Ma scusa se interrompo, giusto perché Fast Animals conoscete, vero? Fast Animals, un kids, è un po' strepitoso. Ecco. Raccontami un po' se si va, come è nato il rapporto con loro, cioè come siete, sono loro venuti da voi, perché loro sono nati con voi, non mi sbaglio. Sì. Ecco, con un po' così come. Loro li avevamo incrociati da Rezzuwe, perché avevano vinto le selezioni umbre a Rezzuwe. Sì, ma sono di Perugia. Sono di Perugia, sì. Avevamo incrociati lì, poi mi ricordo una sera che sono venuti al locale. Aprivano gli Zen Circle, anzi, ma ancora prima erano venuti nel locale a portarci. Ricordo Emone questa sciarpina super timido, quasi non esiste più, e era diventata male. Ricordo insomma loro i bellini che venivano a portarci queste EP, che era questo cioccolatino, il loro primissimo EP, e erano in fase credo di produzione del primo disco con l'etichetta Dappino che aveva i tempi, il cantante degli Zen Circle, questo si chiama Ice for Everyone, che era l'idea di fare il primo disco a ogni band e promollarle, quindi un po' di scouting. Cioè l'etichetta solo di scouting? Solo di scouting, ha fatto 3 e poi ha smesso, però... Davvero il tempo li ha fatti. 3 l'ha fatto. Allora sono venuti, si sono proposti, l'abbiamo visti di spalle di Zen Circus, e ai ministri, non mi ricordo, ci sono piaciuti tantissimo, ci siamo detti, questi qua sono bravi, non si discute.
e da lì abbiamo iniziato il percorso di produzione. Lui è sempre stato il produttore, da lì in poi era tuttora produttore dei tre dischi di Avvenire. Con loro abbiamo iniziato a fare management in una maniera un po' come eravamo capaci ai tempi. Perché loro, scusa, continuo a interrompere, perché magari così, cioè, tipo con un gruppo come i Fast Animals, il vostro rapporto è un rapporto che riguarda sia la discografia che il management. Allora, con i Fast Animals abbiamo adottato questo modello qui dal punto di vista discografico. Abbiamo detto, noi siamo come siamo questi, abbiamo queste economie qua, spingiamo fino al massimo l'asticella dei costi di produzione e di comunicazione dal primo disco, rientriamo dei costi e poi dividiamo al 50% i proventi che vengono fuori dal disco. Il master è 50% vostro, 50% nostro. Quindi c'è una fase, una prima fase nella quale bisogna raggiungere il pareggio. Questo è un modello. Sì, un modello, sì, ma dico, questo è un modello. Dopodiché, da quel momento in poi, tutti i guadagni vengono divisi 50-50, ho capito? È un modello che noi, che a noi piace proporre in alcune situazioni. Sinceramente adesso lo stiamo facendo un po' meno. Adesso preferiamo coprire tutti i costi e cioè fare in modo che l'artista, un po' modello major, non debba essere gravato. Non debba essere di nessun costo, ma neanche in quel caso è gravato di nessun costo. No, certo. Però certo, che abbia fin da subito un anticipo royalties, che poi viene scalato da via via le royalties vengono incassate, che è un modello simile a quello delle major, però gli accordi che abbiamo noi con gli artisti sono molto più democratici dal nostro punto di vista, no? Che le maggioranze democratiche, però metà master è il tuo, l'edizione le teniamo in casa, le gestiamo insieme. C'è una dialettica forte, un modo anche, dire, molto, come diceva prima Andrea, cioè, artista per artista si crea una situazione quasi familiare, anzi senza quasi, si crea una situazione di quel tipo lì, per cui si discutono insieme anche le scelte di gestione dei diritti, le scelte strategiche che riguardano anche lo sviluppo poi del progetto artistico. I modelli contrattuali sono due o tre, a volte magari lavoriamo su licenze, se facciamo, non so, ho fatto cose di catalogo di Giovanni Vido Ferretti, certo. Lì allora è un rapporto di licenza. Direi su una licenza. Ma invece tornando all'Inzen, non so, sono cose che si possono dire, forse sì. Voi con loro avete stipulato un contratto per un certo numero di dischi, un certo numero di anni, solo per quel disco? Noi facciamo contratti per un disco. Ah, sempre? Cioè, un po' la cosa. Sì. Perché? Scusa. E non vogliamo gente scontenta, non vogliamo scontentare nessuno, quindi se non ci troviamo bene, bene che ognuno vada per la propria strada. Devo dire che finora un artista ha firmato per una major e per il resto su 60 uscite nessuno se n'è andato da punto, quindi è una buona media. Credo. Sì, è una media altissima, certo. No, appunto dicevo, Fast Animals è stato questo percorso qua. La cosa bella dei Fast Animals è stata anche, noi venivamo, soprattutto io, da un percorso molto vicino al mondo del copyright, Creative Commons, Open Source, sì. Quel mondo, la facevamo anche un festival da Arezzo, l'abbiamo fatto per 3 anni su copyright festival. E quindi in quel momento lì eravamo, insomma quasi 20 anni, ma in realtà sono 6 o 7, eravamo in una fase abbastanza incavolata con la CIA del tempo, che è molto diversa dalla CIA, di Filippo Sugar, sì, di oggi, sì. Molto diversa. E quindi con i Fast Animals abbiamo detto, facciamo una cosa, sto disco ci ha costato quanto ci ha costato, regaliamolo, l'abbiamo messo scaricabile in free download. Il primo album. Il primo album che abbiamo fatto noi, quindi Hubris. Sì. Ah. E ha fatto 18.000 download registrati dal sito, poi tutti quelli che perdi in giro per la rete. Quindi voi avete investito una cifra X sul disco? 20... dai qualcosa, forse un po' meno. Per noi allora era una cifra enorme, dignitosa, importante, no? Per noi è molto, adesso magari è un pochino più normale. E è stata una chiave importante di comunicazione ai tempi della band, perché quel numero lì di 18.000 sì, i dischi scaricati e registrati, ma penso che poi guardando tutto quello che c'era per la rete il numero sarà molto più alto. È stata una delle chiavi di partenza molto rapida dei Fast Animals, che poi in quell'anno e mezzo lì hanno avuto un processo di crescita molto forte. E era un disco senza editore, perché in Creative Commons quale editore ti viene a prendere, a comprare, e loro non hanno iscritto la CIA ovviamente. Loro non erano iscritti alla CIA, no, era una perdita di soldi. Era un...
credevamo in quel momento che fosse giusto essere un po' antagonisti per lanciare un segnale, volevamo lanciare un segnale. E abbiamo fatto una cosa, abbiamo detto, siccome noi non costiamo di CI, perché tu non sei iscritto alla CI, quando vai a suonare nei locali, se suoni solo tu, una situazione diciamo ideale, suoni solo tu, il promoter non deve pagare la CI, è libero dalla CI. Se non sei iscritto alla CI. Fai una liberatoria e non la fai. Avevamo detto, però è giusto che tu ci riconosci il diritto d'autore. Allora, un borderoi... Sì, ma spesso non lo riconosce, se mi viene in mente una cosa che... Ma bisogna anche essere preparati, però... Bisogna anche sapere... Sì, dialogare, insomma, con coraggio. Non è l'agenzia di entrata, la CIA è diverso. Non paghi se consumi diritti, se fruisci dei diritti dei propri associati, se no non paghi. E noi lì avevamo pensato a una cosa che era un po' romantica e utopica, purtroppo è stato un fallimento drammatico. Siccome il diritto d'autore è giusto pagarlo, non è che non è giusto, noi contestavamo il fatto che su 100-150 euro di Bordereau che il promoter pagava, Bordereau è un foglio che ti fanno riempire, vai in CI con i brani che vengono suonati, vai in CI e lo consegni in base ai parametri che sono il biglietto d'ingresso, paghi una cifra che più o meno per l'ora e tempo era 100-150 euro. Per 100 date è una piccola economia, che ritorna alla band una quota parte ridicola. Ma noi dicevamo ai promoter, invece di spendere 150 euro, non te li facciamo spendere, riconoscici quello che vuoi, 20 euro, 30 euro, 40 euro, c'era anche una cifra indicativa, come diritto d'autore, perché quello è giusto pagarlo, diciamo che non è giusto pagarlo, l'ha pagato nessuno, veramente, fallimento totale. Cioè, questa cosa qua era stata inserita proprio sul rider, dopo le richieste tecniche c'era questo foglio, non siamo iscritti in CIA, non c'è bisogno di farci il bordello, se vuoi, ci puoi riconoscere il diritto d'autore, se vuoi puoi investire quei soldi in una prossima band, cioè c'era tutto un discorso anche romantico sul fatto che le band piccole hanno delle difficoltà, gli stessi locali piccoli hanno delle difficoltà a ospitare. Bisogna crederci proprio tanto. Però insomma, lo scontro poi fu quello di ritrovarsi col promoter che diceva ascolta non voglio cazzi con la CIA, lo pago e esatto, sia alla fine. È stata quella la sconfitta, non tanto. Allora lì la reazione è stata, ok, iscriviamoci alla CIA e troviamo un editore perché ci stiamo scontrando con Molino Vento, cerchiamo altre strade. Esatto, ma senti Marco, una domanda magari banale, perché insomma le edizioni musicali voi ovviamente sapete cosa sono. Il prossimo incontro sarà interamente dedicato alla CIA e alle edizioni musicali. Siccome sono comunque una per un'etichetta, no? Una immagino delle fonti di proventi, di guadagni, correggimi se sbaglio, più importante, comunque no? una voce importante. Ma perché un'etichetta come la vostra, un'etichetta che fa dei bei numeri, con una storia, un catalogo, 60 artisti, insomma. 62, 63, sono proprio tantissime uscite, non la pensavo di fare da subito le proprie emissioni musicali. So che è una domanda banale, però magari può aiutare a capire che insomma... Risposta sincera, non abbiamo avuto tempo di farlo. Sei anni che siamo andati un pochino a testa bassa. No, ma perché all'inizio eravamo veramente... avevamo anche delle band, Bologna Violenta, la Fazzo Orchestra, avevamo delle band un po' cazzose. Quindi della CIA ne fregava ad oggi veramente poco, e anche delle band così piccole che il valore editoriale era veramente risibile. Sul momento. Poi abbiamo iniziato, ci siamo un po' costruito un modello in itinere, abbiamo iniziato per fare il primo vinile, il nostro primo disco era il vinile su licenza di Paolo Benvenuto. Ah, che era già uscito quindi? Stavo uscendo al CD e noi abbiamo fatto il vinile. Io mai avrei pensato che dopo 6 anni succedeva quello che sta succedendo, da 63 dischi e tutto quello che adesso stiamo facendo anche con i soci nuovi, in cui la parte discografica nella nostra quotidianità lavorativa sta prendendo una quantità di ore che non avrei mai pensato, sta diventando un'attività abbastanza principale di management. Quindi noi siamo partiti su un'idea, in realtà io e Andrea volevamo fare vinili e servizi alla musica come proprio idea iniziale, poi rapidamente ci siamo strutturati in itinere. Il discorso editoriale un po' era questa avversione alla CIA e cercare dei modelli, dei Soundriff. L'abitato di Vitale Direzione nel 2004, che è uno dei soci di Soundriff,
e quindi guardavamo con interesse un modello alternativo. Quando abbiamo capito che il modello alternativo sostanzialmente danneggiava le nostre band, cioè non c'aveva niente, perché proprio questa è l'Italia e con questo ti devi confrontare, noi troviamo, iniziamo a trovare degli editori, soprattutto indipendenti, alla Bianca ad esempio, Tony Verone, che ci ha aiutato tanto a livello di preparazione, ci ha spiegato un sacco di cose negli anni passati, e quindi un po' l'abbiamo gestito in quella maniera là e siamo arrivati velocissimamente a oggi, dove stiamo facendo una società editoriale insieme a un importante gruppo editoriale, un importante booker di Milano. Certo. Quindi un po' per caso, sinceramente, abbiamo sempre affidato le edizioni dei progetti più importanti agli editori indipendenti, questo tranne un caso che è il caso di Sony con i Fast Animals, perché in quel caso, l'unica volta che abbiamo avuto un rapporto con Major, perché in quel caso di Roberto Trinci, che è l'editore Sony di riferimento, ci ha veramente convinto con l'entusiasmo che ha trasmesso sulla band, devo dire di sì. E quindi niente, la risposta è più banale, insomma. Certo, no, per capire. Senti, quando appunto, siccome all'interno della gestione dell'economia di una casa discografica le edizioni hanno un ruolo importante, e intanto mi sembra di capire che siano molto importanti gli accordi, no? Cioè, voi siete nati come etichetta indipendente, avete realizzato un accordo con la Bianca, che è un editore, anche casa discografica, ma insomma editore, Tony Verona, indipendente di Modena, e poi insomma altre strutture, altre realtà. Ecco, quando si fa un accordo con un distributore, quindi con un editore, quindi una cessione delle edizioni, lo si fa per avere in cambio che cosa? Per avere in cambio qualcosa, degli anticipi, non so. Sì, di solito danno un valore al disco che gli vai a proporre, sì. Anche un valore legato all'ascolto, nel caso di Tony, che è un editore importantissimo in Italia, molto importante nel cinema, però comunque è una struttura familiare, quindi sì, parli sì, con sì, Tony Verona, non parli con lui. Sì, sì. È anche una persona molto preparata e vuole conoscere gli artisti, vuole avere un rapporto anche umano con gli artisti. E lui ti fa una quotazione di mercato giusta, è una persona molto corretta, non fuori mercato. A volte le major possono farti anche una quotazione più alta per prenderti. Quindi un editore ti dà dei denari per avere da 1 a 12 punti. I punti sono cedibili, sono 12, gli altri 12 sono autoriali, sono inalienabili. Sulle musiche che sei, sui testi, è lo stesso da parte editoriale. Dopodiché un editore dovrebbe darti anche delle opportunità editoriali, dovrebbe andare a bussare alla porta. Cosa sono? Sono le sincronizzazioni, sincronizzazione è appunto una musica dell'autore che passa dentro un film, lo stesso nella pubblicità. Un editore, se sei anche autore, se hai un contratto autoriale con quell'editore, dovrebbe chiederti di scrivere per quel determinato regista, per quella determinata produzione cinematografica o pubblicitaria. In generale l'editore dovrebbe trovare occasioni di lavoro, occasioni di lavoro, di valorizzazione del catalogo. Cioè, è molto difficile in Italia farlo con gli artisti che abbiamo noi, perché noi siamo molto spostati sul rock e è molto difficile che quei tipi che sono di lì riescano ad avere un appeal in quei determinati contesti, magari un po' più facile con il cantautorato, però anche il cantautorato nostro, Dan Meduedda, Sandro Fiori, Giorgio Canali, Angela Baraldi, è un po' tosto, insomma, non è proprio di scrittura semplice, quindi lì oggettivamente c'è un lavoro ancora un po' da fare e da scoprire, perché negli anni non è che abbiamo queste grandissime opportunità di sviluppo. Senti, e poi invece un altro ruolo importante per l'artista, ovviamente è quello del management per i concerti dal vivo, noi live, insomma, una fonte di guadagno importante per l'artista. Ecco, quello del management dei live, una cosa che voi avete deciso di tenere in casa, sì. Ecco, lo gestite anche voi. Sì, quello è una cosa molto importante, anche questo aspetto qua, riuscire a avere un buon discografico, ma avere una pessima agenzia di booking è un problema. Cioè, banalmente è un problema, avere un manager staccato dalla realtà che non capisce il discografico, l'editore e soprattutto l'agenzia di booking, come l'ufficio stampa, insomma, tutti i vari attori che ruotano intorno a una fase di sviluppo progettuale del percorso artistico,
devono essere allineati da qualcuno, che difficilmente si allineano da soli, di solito gli uffici stampa nella stessa stanza, insomma, diventa, poi tu lo sai forse meglio, sì, è difficile che vadano d'accordo. Sì. Quindi anche il management è venuto fuori in maniera abbastanza naturale, perché comunque personalmente è una formazione legata al diritto, sotto giurisprudenza, quindi su certe cose meno male rimarca a me in auto, rimarca a me tuttora. La parte amministrativa è una cosa molto banale da gestire, che però anche questo in Italia a volte non viene fatto con le dovute accortezze. La progettualità sull'artista è qualcosa da fare al momento giusto, di solito si fa quando finisce un tour, ti dai un attimo di pausa e dopo un mese e mezzo ti metti giù e dici cosa si fa nel prossimo anno e mezzo discograficamente, si fa questo, quando esce il disco, chi è l'ufficio stampa, chi fa i video, chi fa le grafiche, chi sarà il produttore, chi sarà l'agenzia di booking, si cambia, si viene la stessa, una serie di valutazioni strategiche che a volte sanno fare anche le band in autonomia, ci sono dei casi, o comunque con una ristretta crew. Altre volte una complessità maggiore serve comunque avere una figura che metta a sedere le varie sensibilità, le varie professionalità, cercando di portarle tutte a sviluppare l'artista più che a vendere biglietti o vendere dischi. Questo è diverso secondo noi come approccio. Tu devi pensare a sviluppare Francesco Motta, non a vendere più biglietti possibili di Francesco Motta. Lo stesso discografico, quindi se tutti andiamo nell'idea di sviluppo dell'artista, più probabilmente ci mettiamo a sedere e andiamo d'accordo, se ognuno tira verso i propri interessi è facile che le finzioni poi emergano. Ma senti, nel caso, nel caso di Motta, che è il vostro artista di maggior successo, forse sia in quest'anno, non lo so. Diciamo che dal punto di vista per corso Francesco è stato molto rapido. E poi volevo scusa chiedere su una figura, problema poi ti lascio, appunto rispetto a quello che diceva Marco, quante diverse realtà si interfacciano tra loro per lavorare su un progetto come quello di Motta? A questo momento, cioè, tutti i soggetti, tutte le varie tipi di lavorazione sono dietro a un'uscita discografica, un tour, dall'ufficio stampa, all'etichetta, al booking, a management, sono tutte cose differenti, no? Cioè, per Francesco l'etichetta Sugar, Booking Trident, Management, noi ufficio stampa. Sì, cioè scusa, per ogni artista sono in realtà attori diversi. Sì, ma in alcuni casi ricorrenti, certo. Abbiamo un ufficio stampa di riferimento, certo. In altri casi no, cioè si fa artista per artista. Comunque sì, si può dire che è l'artista Francesco quello che ha raggiunto un bel numero nel più breve tempo possibile, nel senso che comunque sia in un anno e in 100 concerti si è andato a conquistare un bel pubblico, che la percezione che c'è, data questa velocità, sembra maggiore rispetto a tanti altri, gli stessi Pasco o San Circus, però in realtà i numeri al momento sono questi qua. E rispetto poi dopo anche al discorso prima che vedeva Marco legato al tour, al di là sulla gestione specifica del management, cosa fa un management sul tour, c'è tutta una fase di preproduzione progettuale rispetto a una strategia che serve a posizionare l'artista sulle città e per farlo crescere, per farlo crescere sostanzialmente in comunicazione, in pubblico e tutto il resto. E c'è tutta una serie di produzione dietro, per dire, la cosa secondo me bella del percorso che ha fatto Francesco, un artista che è conosciuto molto velocemente, ma non grazie alla radio o alla televisione, è un artista che si è conquistato il proprio pubblico sul live e sullo spettacolo che portava, sia dal punto di vista sonoro che dal punto di vista scenografico. E questo è un tipo di sensibilità che poi non tutti gli artisti hanno, di presentarsi in un certo modo con un palco che li rappresenti e con dei musicisti che saltano suonare. Un esempio secondo me molto bello di Francesco è quando è uscito il disco, che comunque era veramente agli esordi, perché è un primo disco per lui nonostante la storia dei Criminal Joker. Cioè, lui comunque si è convinto di portarsi dietro la band a sue spese, quando all'inizio i cachet comunque non erano lui soldi, convinti del fatto che quello fosse il modo migliore per rappresentarsi. Certo.
Quindi su tutto il discorso poi di come gestiamo le cose noi nell'etichetta abbiamo anche la fortuna di avere delle persone che sono molto allineate su certi tipi di percorsi e della visione di loro stessi in un progetto di crescita. Questo ci aiuta anche molto. Il lavoro cioè, ci viene chiesto per fortuna, ci scegliamo a vicenda poi con gli artisti, è un lavoro troppo, io ti dico perché facciamo un disco management per un altro tempo limitato, perché è troppo importante essere allineati per come siamo noi, per il lavoro che facciamo noi, anche per le economie che si sviluppano finora insomma dentro al percorso artistico. È troppo importante la cosa che diceva Andrea, a noi serve un Francesco Monte che dice a me me ne frega niente di guadagnare dalle prime 30 date, investiamo sulla qualità, la qualità è avere un fonico, la qualità è avere una band con il batterista di Bass Pence, Blues Explorer, sono dei musicisti molto bravi, molto preparati. Poi a volte se lavori bene, non sempre purtroppo nella regola generale, però a volte se lavori bene succede che la prima volta a Milano vai per 300, non ci vergogniamo di dirlo, e poi dopo un anno fai 3.000 persone ad Alcatraz. E secondo noi in questo c'è, non siamo tanto bravi noi, siamo tanto bravo Francesco Motta a pensare alla sua carriera già in questa prima fase di partenza in una maniera progettuale, quando magari altri tipi di scelte, meno spostate sulla qualità. Non è un caso se alcune band fanno due date, Francesco Motta fa 100 date, c'è dietro anche una voglia di stare sul palco, una voglia di entrare in club, una voglia di stare in mezzo alla gente, di misurarsi, di far vedere la propria musica, non solo di far sentire il radio, quindi è un approccio anche culturale, artistico molto diverso, che ovviamente a me piace molto, perché lavoriamo quasi esclusivamente, anzi esclusivamente con progetti che se non stanno sul palco hanno fallito in qualche maniera, quindi da palchi grandi a palchi piccoli, però quasi gli artisti della sessione artistica hanno una fortissima matrice, una fortissima voglia di suonare dal vivo e di avere un pubblico vero dal vivo. E tutti con una identità precisa, molto diversi tra loro, ecco, cioè anche lì l'etichetta, voi vi siete posti, immagino, no, non lo so, cioè il problema comunque di una linea artistica. Quello che piace a noi. Io sera da entrambi, certo. Però. Comunque gli artisti che proprio questo, sempre che quando sei sul palco davvero. Quindi il live è importantissimo. Live è fondamentale, secondo noi, non voglio finire un esempio, però è veramente una macchina senza di gomme, non so come dire, la vedi lì se abbraccia le gomme, dove vai faccio le gomme? Sì, fai un grande palazzetto una volta, due, fai dei video bellissimi sulla spiaggia, però. Non so a chi ti riferisci con un video bellissimo sulla spiaggia, sì, no, ma li vogliamo bene, Fabio, ormai è così di mirare a tutti. Sì, ma infatti sono stati bravi e hanno fatto un gran lavoro, e il loro manager ha fatto veramente un gran lavoro, quindi al di là della presa in giro che ormai è certo, fatto da cioè, c'è del rispetto, voglio che sia chiaro, però noi siamo, ecco, noi non sapremo lavorare, lavoreremo malissimo su quei percorsi lì, è anche giusto che gli artisti facciano quei percorsi lì, però noi non siamo qui a dire che siamo i più bravi, i più fighi, facciamo le cose meglio degli altri. Abbiamo un modello che poi crediamo molto, perché poi per esempio la persona larga, grazie a Francesco Motta che entra sul palco, a me poi viene da piangere, c'è cioè, anche bisogno di emozionarsi nella vita, si fa un lavoro asettico, quindi a noi ci emoziona questo tipo di percorso qua, e abbiamo artisti per fortuna che si emozionano in questa maniera qui, quindi è bella, è una fortuna, come diceva all'inizio, no? Senti, ci racconti un po' come è strutturata l'etichetta, quanta gente ci lavora dentro, con che tipo di ruoli diversi? E se l'etichetta che esiste da 5 anni dello stesso 2011 e oggi è arrivata a un livello tale che può permettere a voi, ve lo auguro con tutto il cuore, di vivere di musica e anche pagare degli stipendi, se ce lo puoi dire naturalmente. Sì, noi abbiamo due persone, due collaboratori in ufficio, una persona che si occupa sostanzialmente della parte amministrativa, logistica, un lavoro di segreteria, giusto, c'è tutto il magazzino, tutta la vendita online dal nostro shop, perché a volte tutti i mesi è tosta, soprattutto quando escono i dischi, proprio questa fase qua che arriva ora, da settembre ad aprile, ci sono tutte le uscite discografiche. Certo. Si chiama Alessandra, è una persona molto pazzente, molto brava. Un'altra persona che si chiama Bernardo, che in questo momento ci sta dando una mano enorme sulla parte discografica, sta prendendo completamente in mano la routine quotidiana della discografia. Tu immagini 9 dischi, 9 artisti, 5-6 uffici stampa, distributori, produttori, le grafiche, i fotografi, i video, i contratti, la SIAE, sì, la detta la mia data.
E anche lui è molto bravo e molto paziente. Stiamo cercando, valutando anche un'altra figura che ci dà una mano soprattutto sul management, e poi abbiamo una rete abbastanza fitta di collaboratori esterni. Abbiamo un grafico che è il nostro grafico di riferimento da sempre, abbiamo un webmaster che è lui da sempre, abbiamo un ufficio stampa che è Vittorio, bravissimo, hanno vinto poco tempo fa, bravissimo, con un modo di fare comunicazione etico, è vero, e dicono che Goetz fa veramente un sold out nel palazzetto. Ma sono sempre lì, però non vorrei. Ma c'è questa cosa dei sold out dei palazzetti, che anche questa è... E quest'anno è così. Quest'anno fanno tutti dei sold out nel palazzetto. Quest'anno è il palazzetto. Quest'anno vai il sold out nel palazzetto. Vai il palazzetto, esatto. E adesso mi dimentico, insomma. Sì, però... Collaboratori tecnici, Francesco Felcini, sì, persone fondamentali. Però insomma, diciamo, stabili in qualche maniera. Stabili abbiamo... Sì, siamo quattro, diventeremo cinque probabilmente di qui a breve. Con anche delle partnership adesso su Milano, con una struttura di management di Milano che ci darà una mano, quindi comunque l'ottica della collaborazione robusta, un'agenzia di booking è fondamentale per lo sviluppo che abbiamo avuto in questi anni. Cioè, qui è veramente, non voglio fare il romantico a tutti i costi, però è veramente una famiglia, c'è un rapporto fortissimo al di là della stima lavorativa, anche da un punto di vista proprio affettivo, cioè, si stima ci sta molto bene. E, però sì, l'ufficio siamo quattro persone, diventeremo cinque. Ecco, e quattro persone che si stipendono, lo stipendio, insomma. Stipendio. Voglio sapere come farò. Normali. Normale, va bene, questo è un fatto molto positivo. Una cosa che vorrei chiedervi è se si va sul sito, magari qualcuno di voi ci ha dato della Woodform, cioè non è solo una casa, poi l'hai detto tu all'inizio, non abbiamo avuto maniera di approfondire, ma il fatto interessante è che non è solo una casa discografica, una quantità di offerte, voi offrite servizi a 360 gradi. Sì, ma lo dicevo prima, un po' la nostra nostra natura è anche un po' la nostra nevrosi, cioè, francamente faccio vedo perché merchandising voleva affidare una società, no? Facciamo noi, che bello, poi è divertente fare cose nuove, no? Abbiamo anche persone, devo dire, la fortuna delle persone molto brave accanto a noi che anche naturalmente si sono presi dei ruoli complementari, quindi Jacopo è appunto quello che soffre tutta la parte di merchandising, la parte dei servizi, qui comunque ha iniziato lavorando come fonico. Quindi e quei servizi, appunto, quali sono i servizi che... Sostanzialmente sono tutti, a parte quello dell'ufficio stampa, per un attimo interno. Sul discorso del tour, dalla logistica, degli spostamenti, oltre a tutto il discorso di preproduzione. Scusa, se interrompo, servizi non per i vostri artisti, ma rivolti all'esterno, no? Cioè... Sì. Okay. Ora, in realtà, negli ultimi anni poi... aumentando poi anche il roster interno, sono sviluppati più sugli artisti nostri. E c'è tutto un discorso di preproduzione legato al tour, dove si scelgono le date, dove ti interfacci con il locale, con il promoter, con i vari uffici stampa del settore, che te inizi a dire ok, fai la scheda, arriviamo alle 2, montiamo il file per le 3, eccetera, eccetera. C'è tutto un servizio legato alla logistica, dove ci sono gli spostamenti, i furgoni, quindi c'è lo studio del carico, lo studio del materiale che ti porti dietro, i pesi, la velocità per il furgone più grosso, più piccolo, siamo in 9 in 10, e c'è quella parte là. E poi sono i servizi poi di tour manager, di una figura, solitamente sui gruppi nostri c'è una figura di raccordo che si interfaccia molto con l'ufficio, per i pastelli, quando sei stato a Napo, per molti vicini, dove c'è tutto il lavoro prima in ufficio e poi dopo è il referente della struttura sui vari club dove vanno a suonare. E, poi ci sono servizi fonici, usi, legati all'area tecnica. Di sviluppare, fare un investimento sull'area tecnica. La razza è sempre la stessa, cercare di dire Francesco Motta, ti garantiamo una scuola dei professionisti che non dobbiamo non ci sia qualcosa di male nell'affittare un grande service, però a noi ci piace di più avere appunto Francesco Felcini, che è una persona che ha uno storico di live che ha fatto vari mila negli anni, e dare anche a Francesco l'opportunità di crescere. Francesco Felcini insieme a Francesco Motta, una squadra di professionisti giovani, soprattutto della zona nostra, tecnici, backliner, fonici,
questa è un'altra scommessa, è più appassionante una scommessa del genere con dei professionisti giovani piuttosto che andare a spendere la stessa cifra, non è neanche un discorso tanto economico, affittando da un service, non che ci sia qualcosa di male da dare al service, però dai qualcosa in più, perché poi sì, anche se anche di scegliere il materiale adatto alla Berner da andare a seguire, quindi non è soltanto affittare un mixer o un monitor, ma proprio scegliere il mixer, il monitor, il microfono, tutte le varie cose che poi fanno parte dello spettacolo cucito attorno all'artista, e quindi dare la personalità in più e che rispecchi proprio l'identità dell'artista stesso. Senti, voi avete una crescita importante nel corso degli anni, abbiamo detto tante uscite, tanti artisti che comunque fanno migliaia di persone, non come Palazzetti, ma sono migliaia di persone reali, paganti ai vostri concerti. E adesso, mi dicevi prima, poi l'hai anche un po' anticipato, siete però in una ulteriore fase di crescita, ora magari senza dire se sono possibili i nomi dei vostri futuri partner, ma in cosa consisterà e come si svilupperà questa fase di crescita che vi consente di rimanere sempre indipendenti, ma che prospettive apre quello che succede da poco? Una bella domanda. Prospettive che apre una maggiore capacità di investimento nel mercato. Vuoi ripeterci chi saranno, non i nomi, ma che tipo di partner? Una importante società discografica editoriale italiana e una importante agenzia di booking italiana. Fatto una cosa bella, ma veramente gratificante, perché non ci aspettavamo, con entrambi avevamo instaurato altri rapporti e sono stati loro a proporci, proprio a dirci, ragazzi, di cosa avete bisogno? Vi serve qualcosa? Serve una mano? Sì, mi servirebbe una mano. Perché so se troppo, di sì, ci serve una mano per capire, perché si arriva a un certo punto oltre il quale magari con solo con le proprie forze, noi se vuoi diventare più grande non ce la puoi fare, ma banalissimo, insomma, è una vergogna raccontarlo, voglio dire, non puoi pensare di far uscire col nostro modello che abbiamo raccontato, certo. Non puoi pensare di far uscire in un trimestre artisti che richiedono investimenti importanti, di varie decine di migliaia di euro. Dopo il modello che abbiamo noi, quindi noi investiamo su tutto, altri magari prendono un articolo distributore, lo danno alla band, si fanno stampare i dischi, la bollinatura la fa il distributore, noi questo non lo facciamo, perché è un modello che poi se vinci, vinci di più. Certo. E quindi cercavamo appunto dei pari, cercavamo, se ne parlava con Andrea, insomma, nell'ultimo anno e mezzo, come si fa, fortunatamente tanti vogliono lavorare con noi, conta loro. Come si fa a poter far uscire lo stesso a marzo oltre a in senso di questi ministri? Ecco, questo è un esempio di quello che accadrà. E avere anche la possibilità... a marzo sono senso di questi ministri, sono due produzioni importanti, sono due produzioni grosse. Importanti con degli investimenti importanti, ovviamente. Di decine di migliaia di euro, ma anche di forza lavoro. Anche di forza lavoro. Quella persona in più, per come si lavora noi, è tanta roba, insomma, una persona in più in ufficio. E anche avere la possibilità, adesso ci piacerebbe aprirci al rap. Io personalmente lo ascoltavo da ragazzino, poi mi sono un po' perso, allontanato. Adesso stiamo un po' facendo un ragionamento su Andrea. Non ci piace un certo tipo di rap, soprattutto quello che viene fuori dall'Universal, da quell'estetica lì, proprio non ci piace il rap diseducativo, ma non perché noi siamo degli educatori, non ci piace certa roba, sentire certe cose in bocca a certi artisti, io rimane, lì non ho più rispetto, gli finisce il rispetto. Per Tommaso Paradiso ci vuole rispetto per questa roba qua. Per i giovani rapper italiani? Mi fa proprio schifo. Senza generalizzare, dai. Alcune cose, alcuni contenuti che fanno la Daft Punk, che fa veramente comunità. Hai scelto proprio uno di quelle cose più terribili. Chi vuoi piace, mi fa schifo. Quindi è giusto dire la verità. No, che ci mancherebbe. Allora, crediamo che sul rap manchi forse una rappresentazione, una capacità di investimento in questo momento di un'estetica diversa, che si riallaccia secondo noi a quelle del fomento, a Caos, a quel rap degli anni 90. Ci sono degli artisti che stanno benissimo sul rap, sono forti, sono importanti, ci piacerebbe andare a parlare con la forza adesso di avere magari le spalle un po' più larghe per poter sviluppare parallelamente alla nostra etichetta che è rock, canto, rap, sì, certo.
anche un filone verde. Questa è già una cosa per me importante. Come no? Certo. E quindi, scusami, e quindi la necessità, questa necessità deriva la necessità di stringere gli accordi. La necessità, sì, la necessità è il piacere di stringere gli accordi con dei professionisti più grandi di noi, con un'esperienza che è sommata mille volte la nostra, che ci stanno aiutando, già ci stanno aiutando, già ci stanno mettendo in contatto con dei professionisti, con dei consulenti, con delle strutture che noi non avevamo avuto modo di conoscere o che anche non ci potevamo permettere di approcciare. Certo. Quindi questa è la verità. E che ci finanzia? Ci dà una capacità economica per provare a fare uno scalino nella presenza nel mercato discografico. Ne parlavo ieri sera con Andrea. Potrebbe essere che a marzo Bulldog sta con due dischi in classifica nei primi posti. Per noi è una rivoluzione, non è successa una roba del genere. Comunque, ministri. E Zenzi e Puss, gli ultimi dischi sono posizionati tra i primi 10 in Italia. Sì, quindi per noi è qualcosa di una grossa occasione da cogliere, e è un'occasione che ci piacerebbe diventasse un po' un modello e anche un'opportunità per altri interruttori. Ci piacerebbe molto che degli interruttori, anche altre etichette, avessero voglia di collaborare con noi. Ma in che maniera potrebbe succedere? Co-producendo. Sono già delle cose in ballo possibili, già gli Zen Circus è quello che sono marchiati Tempesta e abbiamo deciso d'accordo con Tempesta di farli uscire insieme, accogliandoci nella parte produttiva, però per noi comunque è una cosa fatta in famiglia insieme alla Tempesta. Ci piacerebbe magari, se non è sulla parte discografica, può essere sulla parte editoriale, può essere sulla management, però ci piacerebbe in qualche maniera offrire un'alternativa. Vado da Universal, scelgo diritto all'Universal, che è un po' una costrizione. Cioè, è una costrizione, la banca, Universal di distributore. Sì, le maniere chiave di chiedere. La mentalità è certo, per trovare dei soldi, insomma, non è difficile. Anche perché fare discografia in Italia, mi allaccio a quello che dicevo all'inizio, rarissimamente, è vero che poi ne basta uno, cioè se uno ti esplode, si può creare una buona economia, però sì, diventare ricchi con i dischi è difficile, molto difficile, fare scouting costa tanto, quindi la discografia in questo momento storico in Italia, in un momento qua dove dal digitale, cioè la musica viene fruita più di qualsiasi altro momento assolutamente storico. Assolutamente, la volta, è un paradosso, no? La musica, sì, però si monetizza pochissimo, questo è il problema vero, perché controllo delle vendite fisiche, non c'è stato una parallela crescita di fatturato rispetto a quanto traffico c'è però sul web. Questo è il problema che viviamo noi. Mentre i concerti, dicevi prima, sono in questo momento la fonte di reddito primaria assoluta di quasi ogni artista, adesso tutti non lo so, però di tanti artisti, sì, fatturato di un live, un artista, anche Rocco Giovanotti, sì, è fatto live, è 40 volte credo il fatturato discografico. Per noi il nostro piccolo è la stessa cosa, se vendi, anche se vendi 10.000 copie, che è successo il discografico, i costi di produzione di 10.000 copie ti lasciano una marginalità piccola. Se inizi a fare dei super club con dei biglietti tra i 10 e i 20 euro, inizi a fare 3.000 persone, basta fare due conti, è ovvio che ci sono delle economie. Ci sono delle economie interessanti, per questo è importante che l'etichetta non faccia solo i dischi, ma faccia altro, come l'etichetta che gestisce l'artista, che prende anche delle risorse da lì, e poi discografica, sempre però nell'ottica che si diceva prima, di pensare allo sviluppo dell'artista, che è qualcosa. Vabbè, quello direi che è fondamentale. Senti, quando parlavi prima, poi magari vediamo anche se ci sono un po' di domande, sicuramente ci saranno. Parlavi prima, mi sembra forse a proposito dei Fast Animals, per cui era con loro, raggiungiamo il pareggio e poi dopo il pareggio 50-50. Su un gruppo, intanto ho due cose. Una, tu hai detto, il primo disco dei Fast Animals l'avete fatto, realizzato, ci avete investito il maggior dei soldi, poi si è deciso di regalarlo in download, 18.000 download. Ma quel disco poi ha avuto anche un sequel fisico, sì, poi è stato stampato, e quante copie ha venduto? Se non lo più o meno tra CD ed LP, credo a memoria sulle 5.000 copie. Che una
una bella cifra, no? No, ma è stato... Oltre che se questo aggiungi 18.000 più scaricate, insomma. È stato un ottimo risultato, è stato un'ottima operazione di marketing. Assolutamente. Che è inventato un film d'autore. Però anche lì veramente eravamo molto romantici, ci credevamo tanto. Mi ricordo che quando avevamo fatto la pagina per far scaricare il disco, spiegavamo anche, cioè, tu cosa stai facendo a questo momento? Ragionaci un attimo, stai prendendo un'opera dell'ingegno, ma va, quindi ti invitiamo a ricondividerla con altri utenti, cioè tutto un... E se ti va bene ai concerti, sostieni ai concerti, comprati il disco al concerto se ti è piaciuto, in qualche maniera lo hai fatto sentire. Tra l'altro è ancora un momento in cui lo streaming di Spotify, dove era all'inizio, diciamo che non esisteva nel mercato, per cui c'era YouTube, c'era tutto il mercato illegale, il mercato, quel mercato, quelle possibilità, diciamo, mi sembrano stupide, visto che va su Spotify e può ascoltare tutto, anche una qualità migliore. Quindi era un momento che rispetto a ora è il medioevo, la cosa che diceva Andrea, le dinamiche di comunicazione, quando si investe adesso sul digitale rispetto a 3 anni fa, è incredibile il marketing di un progetto discografico. Quanto sono importanti le playlist di Spotify adesso? Sì, sono incredibile, determinanti. Benché non producano un profitto immediato, però, o no? No, però producono un'attenzione, un hype, un ritorno, poi l'attenzione sull'artista anche su altri canali. La cosa ancora più incredibile è che Spotify, in questo momento in Italia, ha una persona che lavora. Sì. Dicevo l'altra volta, Deezer ha chiuso la versione italiana, la versione italiana. È stata un po', diciamo, la competizione con Spotify che ha perso tanto. Sì. Però ecco, adesso questa fase qua di sviluppo del digitale da seguire, da monitorare, e anche un po' da fare una battaglia. Noi eravamo ieri l'altro, Montoni Verona si diceva, cerchiamo di andare a fare un po' di pressing per monetizzare di più le varie transazioni che ci sono in giro per la rete, che sia YouTube, che sia tutto l'universo Google, che sia Spotify, perché comunque ancora c'è veramente una grossa disparità tra quanto queste piattaforme incassano in rapporto a quanto pagano. Già cambiando piccole percentuali rispetto al nostro mercato indipendente, che conosciamo meglio, ti darebbe un po' di ossigeno, ti darebbe la possibilità di avere un pochino più di possibilità di investimento già soltanto dal fatturato digitale. Ma senti, l'altra volta qualcuno diceva, io non lo so, quindi te lo chiedo, che in realtà il problema di Spotify, poi passiamo davvero alle domande, è che in realtà Spotify paga una cifra X interessante all'etichetta discografica, e il problema invece è quello del rapporto tra l'etichetta e l'artista. Non so chi è, cioè chi l'ha detto che vuole l'investimento. No, non lo so, no, ma qualcuno in sala la scorsa volta. Un artista, se fatturiamo 100, il nostro distributore trattiene una royalties che va dal 25 al 15, dipende. Dico il nostro, in generale, sì, va più o meno dal 15 al 25. Quelli che si chiamano aggregatori, dici? Le Orchard, la Cupola Music, ci sono vari. Loro trattengono una percentuale, in cambio fanno un grosso lavoro. Vabbè, sono quelli che ci permettono di parlare col signor Spotify Italia, col signor iTunes, col signor Google, che fisicamente facciamo ascoltare dischi a queste persone qua. Certo. Tengo una percentuale, quello che rimane da 100 rimane 80, quell'80 lo ripartiamo con gli artisti in una percentuale 50-50, 60-40, 30-70, dipende. Certo, dipende dal tipo di accordo. Magari più vantaggioso per l'artista o meno vantaggioso per l'artista, dipende veramente dal tipo di accordo che strutturiamo con l'artista, però è così. Molto trasparente, il portale online, vai gli stampi di quello che sei fatturato. Certo. E sono ancora cifre molto piccole nel complesso. Possono essere anche cifre importanti, però non sono cifre eque. Sono cifre rispetto a quello che rispetto a quello che rimane loro. Sì. Non è giusto che ci sia un... Non lo so dov'è la giustezza, anche perché la giustezza poi la fa anche, di nuovo, la fa anche il potere contrattuale. Quando Spotify è una startup svedese, sì, che ha acquistato cataloghi delle major, ha acquistato diritti dalle major per poter mettere i cataloghi delle major dentro a Spotify.
Quindi che è successo? Che le major nel contrattare con Spotify si possono permettere, un po' al meccanismo di Amazon che io odio, vorrei che i nostri whisky non fossero venduti su Amazon, perché Amazon è un meccanismo perverso, Amazon fa concorrenza a noi stessi, come Amazon ti fa pagare le spese di spedizione. A volte noi non riusciamo a vendere i nostri whisky online in maniera competitiva ad Amazon, che teoricamente passa, il disco passa da noi al distributore ad Amazon. Amazon riesce a stare più basso di noi, anche svendendo i nostri dischi. Io mi sono accorto, c'è un portale che ti fa vedere le oscillazioni di prezzo di Amazon, è tutta una roba di logaritmi studiata da decenni. Certo, sicuramente. Un disco dei Fast Animals me l'ho accorto che aveva avuto un'oscillazione in 18 mesi dall'uscita, 18 mesi dopo, da 9,90 a 19 euro. A 9,90 è poco, 19 euro è fulmine. Infatti. E lì però è una roba di logaritmi, ci hanno spiegato, quindi o li togli, non glieli dai ad Amazon. Però come fai? Ma un terzo del fatturato. Quali distributori accettano una condizione del genere? E che si vendono su Amazon? Il terzo del fatturato. Il terzo. Fisico è un terzo del fatturato. Tantissimo. Un altro terzo sono i grandi store, eccetera, un terzo sono piccoli negozi indipendenti. Più o meno, per noi. E ad esempio gli accordi con Amazon sono accordi che stipulati direttamente voi? No, gli accordi con Amazon sono... Noi vendiamo al distributore, il distributore ha... Chi è il distributore? Adesso lo stiamo cambiando. È stato Audio Globe per 7 anni e adesso stiamo cercando un altro distributore fisico. Noi vendiamo i dischi a un prezzo, 6-7 euro. Il distributore li vende a 9 euro, sono ricarica al 33%, li vende a una terza parte, che è solitamente il venditore finale al pubblico, che dovrebbe ricaricare un altro 33% più IVA, che viene più o meno, se fate i conti, 9, 12, 15 euro, 14,99, quello per noi è il prezzo diciamo etico per il nostro disco, poi se sono 16, sono 13. Vabbè, siamo io capisco di più il negozio indipendente che ti fornisce anche un servizio proprio umano, cioè ascolto di consulenza, quello per noi c'è un valore. Alla grande, certo. Allora lo puoi vendere anche qualcosa di più, non abbiamo prezzi imposti sui dischi, anche perché è difficilissimo avere prezzi imposti in questo mercato qua. E Amazon sono terribili, perché Amazon hanno queste dinamiche qua, così come sono terribili i Feltrinelli, perché sono quelli che chiedono sconti e applicano internamente, quindi i Feltrinelli li paga meno di tutti, okay? Paga meno dei negozi indipendenti perché ha potere contrattuale per chiedere gli sconti, però lo sconto lo tracca internamente e al pubblico li fa pagare di più. Lo sconto che Feltrinelli vi chiede non suffisce il pubblico, ma porta solo un maggiore soffitto. Quello fa pagare anche di più, lo fa pagare 17-18. Guadagna più di te, praticamente. Esatto, guadagna più di me. Però anche Feltrinelli ormai è rimasta l'unica catena, no? Sì, io anche lì avrei molte cose da dire su Feltrinelli, su come trattano i dipendenti, eccetera. E anche purtroppo negli ultimi anni come trattano la musica. Però poi ci si confronta, questa è la verità del nostro mercato, non lo so il mercato di Universal come si muove, francamente non l'ho mai studiato. Noi siamo così, un terzo dei negozi indipendenti, sono sempre meno, c'è un terzo delle grandi catene e un terzo passa, roba passa da Amazon. Tra l'altro stiamo scoprendo che molti comprano anche i negozi indipendenti, a volte gli conviene comprare dischi da Amazon. No, vedo che da voi, no, non ci posso credere. Ah sì, paradossale. È paradossale, ma com'è paradossale il fatto che Google dà un ascolto della fine dei vent'anni di Francesco Motta, ma non voglio dire cavolate perché non mi piace dire le cose, ma non sono sicuro, ma monetizza 5 e noi da 1. Mi sembra Apple. A me non sembra Apple, magari sbaglio. Non voglio dire cavolate, non mi ricordo bene la proporzione, proprio almeno siamo lì, perché la monetizzazione della pubblicità che loro fanno non ci viene riconosciuta di fatto, una quota parte piccolissima, e invece dovrebbe essere che con la nostra musica attiri, perché comunque se pensi al calcio, se togliessi tutto il mercato musicale indipendente dagli aggregatori, secondo me perdono tanto potere contrattuale, perché penso Lolo, penso a tutto il mondo del rap, anche non del rap, insomma, penso a milioni di transazioni che hanno un valore pubblicitario. Poi i dati che poi Google prende, insomma, li apriamo un mondo gigantissimo da raccontare, io non so raccontare, però vedo i numeri e nei numeri mi sembra che quello che arriva a noi è così e quello che fatturano è così. Perché? Perché quando loro hanno fatto gli accordi con le major, loro Google lo dice, loro Google, le grandi piattaforme,
Ah, le manager, va benissimo che sia così, perché poi le manager hanno una quantità, tanto hanno un catalogo sterminato. Certo. Quindi sul catalogo, un'altra cosa, se tu lavori sul catalogo, il catalogo ce l'hai lì da 50 anni, ci sono soldi che vengono. Sicuramente. Noi lavoriamo sugli investimenti, noi lavoriamo sull'attualità, su quello che succede adesso, quindi per noi è importante riuscire a monetizzare di più. Poi il consumo si sta spostando lì, se il consumo si sposta lì e i CD tra 10 anni spariscono. Perché io fra un po' so che dove mettere i CD, ce l'ho a macchina, non ce l'abbiamo, ma non lo usiamo. Vinili adesso stanno funzionando, non so quanto dura la moda del vinile, ma ne stampiamo tanti, è un grosso aiuto perché alla fine dell'anno poi fa fatturato, però anche il vinile non lo so, noi sappiamo di tante persone che comprano il vinile perché è bello, ma poi non lo devo ascoltarlo a casa, sì, quella non è moda. Non il giradischi. Mettiamo dentro il download code così ti scarica. Certo. Però anche quello ho paura che sta andando bene, io sparo tutta la vita perché è un bellissimo modo di ascoltare la musica, è un bello oggetto, però il mercato lì sta andando giù, il digitale ha superato le vendite, il fatturato del fisico, noi dobbiamo in qualche maniera trovare il modo di prendere quello che è giusto prendere, non di più, però quello che è giusto sì. E lo stiamo lasciando a dei signori molto molto ricchi già. Sì, che sono già molto ricchi. Molto ricchi. Vogliamo, vediamo, ci siamo delle curiosità dalla prima, poi lui. C'è qualcuno che può portare in giro un microfono? Ti posso cambiare, no? No, magari chiediamo a qualcuno. Grazie, poi te lo passo. No, io volevo fare una domanda di carattere artistico-musicale. Allora, conosco poco i vostri artisti, però li conoscerò perché resta in generale la faccio anche. No, allora, voi vendete all'estero anche e i vostri artisti cantano in inglese e anche, secondo voi, nella musica rock, pop, quant'altro, rap, cantata in italiano, ha un mercato all'estero? Cercherò di essere velocissimo. Allora, noi vendiamo all'estero sul digitale, sì, perché il digitale è mondo di distribuzione. Italia, Italia e l'estero, salvo che limiti con le licenze, non fa quasi nessuno. Distribuiamo all'estero il fisico, abbiamo avuto due esperienze fallimentari, con Julie Selcat e con Sycamore Rage, sono due gruppi incredibili del panorama italiano che cantano in inglese. Storici, no? Soprattutto i giovani, sì. Il problema dell'estero, qui sarà una lunghissima la disamina, tra l'altro non siamo particolarmente ferrati, sinceramente mi sono fermati un po' a quelle esperienze lì. Il problema dell'estero deve fare un grosso investimento in distribuzione, perché il meccanismo è la trade, ad esempio un ottimo distributore in Europa richiede un investimento per area, perché poi sono le aree linguistiche, quindi devi investire in Francia con un ufficio stampa francese, Gas, Germania, Austria, Svizzera con un ufficio stampa di lingua tedesca, in Spagna spagnolo, se poi vai in Inghilterra lasciamo perdere, è quello difficile, quindi quattro uffici stampa sono tanti soldi. Devi avere qualcuno che organizza i concerti in quei territori, perché è inutile averlo dall'ufficio stampa, avere delle buone recensioni, anche una buona distribuzione, ma poi i gruppi non vanno a suonare, perché comunque rischi si vendono ai concerti. Tutto. Sono investimenti che per noi sono veramente costi da fare in questo momento qua. E francamente sulla lingua inglese ci siamo un po' arresi dopo quelle esperienze lì, perché ci hanno un po'... Al di là del deluso, ci hanno fatto capire che bisogna avere anche il senso del limite. Quella sfida lì magari tra qualche anno riusciamo a portarla avanti. Adesso stiamo pensando di fare dei tour in Europa con Motta, con i Fest Animals. Paolo Benvenio ha fatto dei giri in Europa, è già... Però è diverso da fare il lavoro, credo che dici tu, che è un lavoro di collocare l'artista al mercato francese con degli investimenti importanti. Ci vuole anche l'artista giusto, forse noi non abbiamo neanche gli artisti giusti per fare quel tipo di lavoro lì. Se la musica italiana viene ascoltata all'estero, botto, tantissimo. Amazon chiude contratti a New York, sai, di multietnico, no? Multiculturale. A me sembra, cioè, questo un po' mi dispiace perché credo che anche la lingua italiana comunque. Amare, ascoltare, per esempio, uno che canta in turco, una che canta in arabo, adesso dico così, ancora una che canta in finlandese. Cioè, mi piacerebbe che la musica potesse avere anche questa potenzialità di trascendere
il linguaggio in quanto significato, ma accettarlo anche ad apprezzarlo come suono, come sound, come rumorosità, come suoni diversi. Quello succede magari su sonorità, non lo so, che possono piacere o non piacere, ma c'è una grande tradizione, ad esempio, di musica elettronica, di un certo tipo di produzioni elettroniche italiane che vanno all'estero, importanti, anche tutta la scena anche attuale, storica e attuale. Colonne sonore, western, i grandi intramontabili classici italiani che comunque Toto Cutugno canta con l'Armata Rossa, esatto, al bar, ma c'è, c'è oggi, faccio un discorso di estetica. Oggi, 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 oggi c'è una scena di musica elettronica italiana molto importante, che anche i giovani produttori conosciuti all'estero, insomma, ce ne sono tanti. Sì, ma non è in italiano. No, 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 assolutamente. No, 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 no. Di Antonietta era certo la lingua italiana. No, 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 assolutamente. Certo. C'è un lavoro anche sugli italiani, c'è un lavoro anche sugli italiani che magari arriva poco in Italia, magari dei cantautori che hanno percorso tutto in Francia c'è anche, mi pare, un certo interesse per il cantautore italiano alla Paolo Conte. In Olanda, ci diceva ieri una collega, in Olanda c'è un grosso consumo di musica italiana, che poi adesso con Spotify riesce a vedere in maniera ancora più semplice, molto più semplice di prima. Ovviamente in Spagna, nei paesi latinoamericani, alcuni artisti hanno un mercato giovanotti, ma spesso sono quelli un pochino più pop. Beh, sì, no, ci sono, insomma, ovviamente, no? Quello. Poi c'è anche una cosa tecnica da tenere in considerazione, che anche la musica che sta andando adesso in Italia tutta molto improntata sulla canzone piuttosto che la musica. E quindi, cioè, io mi immagino se dovessi ascoltare un artista finlandese dove il testo è molto più importante della musica, francamente. Diventa un po' diventa un po' come. Prego. Assolutamente sì. Vai, vai. La domanda da un po' tecnica. Voi come avete fatto a cominciare? Intendo dire, come avete fatto per fondare l'azienda e cominciare ad attirare cantanti, insomma, a fare la startup, come dici tu? Allora, come avevo detto prima, il nostro incontro è stato all'interno di un locale che faceva musica, che fa musica dal vivo, quindi cioè, il fulcro centrale di tutti i nostri incontri con gli artisti è stato quello inizialmente. Poi siamo partiti dal Vinile di Paolo Benvenu, avevamo la fortuna, insomma, che i suoi musicisti fossero amici della stessa città. Una parente da Tormento, con i Pastemons, stessa cosa, che frequentavano il locale, quindi è stato quello un po' il punto di incontro. Sì, ma ora oggi abbiamo parlato di molto di business, di modelli, è giusto che sì, farlo, sì. Però non ci dimentichiamo che in questo lavoro la differenza la fa le persone, non i soldi. Noi, almeno per come lo facciamo io e Andrea, noi siamo partiti avvantaggiati dal fatto che io un po' con Arezzo Web, lui con l'etichetta punk, con il locale, comunque era 4 anni che avevamo il locale, tutta la scena indipendente italiana era passata dal locale e a volte finiva a fare le spaghettate alle 4 di notte con Mariposa, ricordi i serali incredibili, con Dente che rimonta al parco alle 3:30 di mattina tutti un po' ubriachetti, hai dei bei rapporti con queste persone qua, di fiducia, di stima, è ovvio che se i belli riguardi, Dente, facciamo i vinili, anche solo per amicizia, ma i vinili li faccio con voi perché siamo amici, mi piace da cantare, Paolo Bergoglio ci ha aiutato, Paolo ci ha aiutato tantissimo, anche nel management, grazie a noi, io quasi non ci credevo, Paolo Bergoglio, guarda, sembra normale, però è anche non è tanto normale, quindi il capitale umano è questa cosa qua, ma come i nostri soci adesso stanno investendo, sciagurati loro sul nostro capitale umano, sulle nostre professionalità, quindi questo è importante se vuoi fare questo lavoro in questa maniera qua, anche perché hai a che fare con gli artisti, cioè, se ci sono artisti in sala, voi sapete a che fare con gli artisti, difficilmente uno uguale all'altro, difficilmente hanno un ego piccolino, è stato un ego abbastanza grande, poi dopo lo contengono chi più chi meno, però se non hai quell'indole lì, anche di vedere la bellezza della diversità, a volte della follia, allora è meglio fare un altro lavoro, comunque fare questo lavoro in un versante più asettico, se devi stare a contatto con l'artista, a mezzanotte ti chiamano, mi sono detto figlio, ti metti lì e ci parli un'ora, e a volte capita, però anche figo, voglio dire, non è solo... Ah, certo, fa parte del gioco. Forse c'è una domanda. Un altro?
Ciao, io volevo chiedere una domanda di curiosità. Quanto influisce il vostro giudizio nella produzione artistica dei vostri artisti? Soprattutto per Andrea, per esempio, che è un fonico. Allora, tanto il discorso poi se io partecipo come produttore al disco, che poi dopo c'è tutto un processo insieme, poi lo spostiamo di fast animal, se con gli altri mi piace molto lavorare, cioè braccio a braccio. Dal punto di vista dell'etichetta noi sostanzialmente ci asteniamo a dare dei giudizi ben precisi rispetto poi a quelle che sono delle logiche di questo è il singolo, questo è, cioè, lavorare sulla strategia, per dire, su degli artisti che stanno per uscire con noi, siamo La Notte, sono di Firenze, un gruppo molto giovane, tutto quello che è stato fatto in studio e poi dopo nella comunicazione successiva serve poi per creare un'identità di come presentarsi fuori. Se tu poi dopo vuoi mettere bocca su un'identità che non è la tua, capisci che poi il meccanismo dopo non è neanche credibile. C'è successo delle volte invece dove gli artisti stessi ci chiedevano un parere, perché poi tutto è molto colloquiale e fa piacere parlare di musica piuttosto che di comunicazione, tutto il resto è una fase iniziale. Però un atteggiamento non siamo mai aggressivi, no, sto pezzo che non va bene, cambia tutto, taglia 30 secondi, sposta su un disco. Non da un disco un pezzo, mai. Sembra un po' per il discorso che facevamo prima. Questa, ovviamente poi li puoi pagare queste scelte qua, non dico che facciamo benissimo, non lo so, però è un modello che noi facciamo così. A me non mi viene andare in studio a dire questo pezzo qui, questo via, questo togliamo in 30 secondi, perché poi se inizia a fare così, secondo me ti metti dentro nel cervello un tarlo che a un certo punto poi ti porta a diventare il signore di Sanremo, esatto, che ti fa blowing se faceva quel pezzo prima, che cacchio era Bob Dylan e ti tira una sedia addosso, però, cioè, capito? Quindi un po' siamo così anche, sulle cose mi rendo conto siamo anche un po' estremi, forse ci piace anche essere un po' estremi, non lo so. Però davvero se inizi quel percorso lì perdi un po' di vista quello che stai facendo, poi rischi un po' di appiattire, poi rischi di fare un produttore fa 7 dischi a batteria perché quell'anno va di moda quel produttore lì e poi l'anno dopo va di moda l'altro produttore, e allora insegui Radio DJ, allora per andare su Radio DJ deve avere quel suono lì. Lo stiamo vedendo con Francesco Motta. Francesco Motta sta facendo un disco coraggioso, senza Riccardo Simigaglia, perché Riccardo giustamente ha detto prima abbiamo fatto insieme, ora vai, bocca al lupo, più o meno. E con Francesco abbiamo avuto un momento dove dicevamo ma si cerca un produttore X senza fare nomi, che ci porta, che è una scorciatoia. Abbiamo fatto una prova con il produttore X, effettivamente era una figata quel pezzo lì, quello era già nelle radio. A tutti piaceva Caterina Caselli, piaceva il nostro, piaceva a tutti. Dopo una settimana li abbiamo sentiti, no, non va bene, questa è una scorciatoia, bisogna chiedere di più, devi chiedere di più a te stesso, ripartiamo da zero, riprendi questo disco e devi avere la stessa efficacia, però te sei Francesco Motta, sei Francesco Motta che cerca il suono del 2017, e sei Francesco Motta. È un po' questa la cosa, quindi difficilmente, chiaro, se uno scrive una roba orrenda, io poi di musica, francamente, penso più di letteratura che di musica, quindi mi trovo a fare questo lavoro e dico, ma perché? Lui invece è bravo. Quindi avrei dei consigli anche dati. Io sono più organizzativo e magari fai una tracklist in un certo modo, magari scegli il singolo, quello sì, magari ragioni sul video, però questa cosa di entrare troppo dentro i dischi, cioè i dischi devono fare gli artisti, non li fanno discografici, cioè non deve piacere quei dischi, cioè dai dei consigli, però la cosa un po' da film, capito? Da film, anche da realtà vera in altre situazioni. Quella cioè non siamo noi che siamo fatti così, poi non saremo neanche capaci. Faremo dei danni a fare quella roba lì, forse. Ma vi è mai capitato di produrre un disco di cui foste schifati? No. Quindi scusa. Cercato di fare un disco con una persona che poi ci ha fatto un po' schifo questo senso. Quindi questo cosa vuol dire? Viene un ragazzo da voi e sentite questo CD e voi cosa fate? Se voi a decidere. E poi un'altra cosa, all'inizio quando avete iniziato, avete detto un po' delle radio, no? Che non fanno passare, o meglio, fanno passare la musica che vogliono loro. Oggi le radio invece se tu vai lì e direi 70.000 euro che vanno.